Grazie Presidente, e ringrazio anche il Ministro. Diciamo subito che mi sembra che si stia andando nella direzione giusta, perché proprio per affrontare un'emergenza straordinaria come questa ci vuole unità, e l'unità nella differenza di ruoli e di responsabilità, governo, maggioranza e opposizione, lo si fa con il metodo di lavoro che stiamo seguendo. Quindi ci va molto bene da parte nostra la relazione che lei ha fatto, si è andato nella direzione giusta, e si è andato nella direzione giusta non per assumersi un merito qualcuno o un altro, ma proprio perché la coscienza dell'emergenza grave che stiamo affrontando la si può affrontare solo con il metodo e coi contenuti che lei oggi ci ha detto. L'incontro di ieri con l'opposizione, lei e il Presidente del Consiglio, è stato secondo noi un momento importante, e non è formale, lo dico perché è giusto sottolinearlo non solo all'esterno ma in questi luoghi, che quel confronto ha dato, poi ci confronteremo, vedremo nelle modalità, questo risultato, cioè ci rende tutti più forti. Quindi lo diremo anche oggi in aula, questo scostamento dell'1,1% va nella direzione giusta, dovremo poi lavorare, e spero che si possa proseguire con il metodo che lei e il Presidente del Consiglio, maggioranza e opposizione, stiamo seguendo. Nel merito va molto bene dal nostro punto di vista le quattro aree che lei oggi ha esposto qui alla Commissione. Io mi concentrerei anche bene l'idea che ci sono gli interventi urgentissimi a breve termine, e poi quelli strategici su cui immagino ci confronteremo ulteriormente, e anche lì ci saranno le nostre proposte. Sugli interventi a breve termine la domanda è molto semplice, mi piacerebbe già un chiarimento proprio in questo luogo che è la Commissione. Lo ha già accennato, proprio perché siamo in un'emergenza straordinaria, il tema della platea, della semplificazione dell'accesso e dell'immediatezza che le misure possano entrare immediatamente ed essere fruite immediatamente dalle nostre imprese, dalle nostre famiglie, credo che sia la questione fondamentale, con criteri molto semplici, con certezza dei tempi in cui appunto la cassa integrazione può essere utilizzata. E quindi da questo punto di vista vorrei che nelle sue risposte possa a questa Commissione approfondire l'indirizzo dove state andando, quindi tempi, platea ampia ovviamente anche dopo i provvedimenti che sono stati presi dal governo anche su richiesta dell'opposizione, fruizione immediata delle risorse. Una seconda domanda e poi ho concluso sul primo punto, che è quello dell'emergenza sanitaria. L'Italia si sta dimostrando come sempre generosa, e in particolare non solo le famiglie ma le nostre imprese piccole, medie e grandi. Abbiamo letto per esempio che Banca Intesa ha donato 100 milioni a disposizione appunto per l'intervento sull'emergenza sanitaria. Ecco, quello che vorremmo sapere è come e dove questo flusso di donazioni, che ovviamente non tolgono l'intervento del pubblico, vengono indirizzate, e anche qui l'immediatezza e la certezza della poterli usufruire nell'acquisto dei macchinari necessari o in quant'altro. Sarà il commissario a gestire, sarà un'unità speciale dove indirizzare. Credo che su questo per l'ennesima volta non bisogna deludere la generosità e la forza che il nostro sistema privato ha. Grazie.